all'estate. È davvero una cosa puffosa. Arriva l'estate, l'inverno riposa. Tocca i colori, senti gli odori. Non riposare, ma vieni. Ehi, poeta, vieni a giocare con noi. Sì, coraggio, puffaci qui la palla. Guardate che ci sono delle cose più importanti da puffare. La prendo io, la prendo io. No, lasciala tutto, Lone. Quella ci è stato fatto apposta per me. Guarda cos'hai combinato, Tottolone, che è peggio. Lupe, mi dispiace davvero, Quattr'occhi. Immagino che questa sia la fine del nostro gioco. Non preoccupatevi, vado io a riprendere la palla. Inventore, tu sei sicuro che possiamo puffare giù? A me sembra pericoloso. Ehi, guardate, c'è un sentiero che porta laggiù. Possiamo arrivarci senza problemi. Va bene, inventore. Grande puffo dice sempre: calcolate bene il rischio prima di osare. E poi aggiunge: però osate qualche volta se volete vincere. E io aggiungo che... Ehi, un momento, aspettatemi! Forse è finita là dentro. Sì, lo penso anch'io, fate attenzione. Oh, ci puffo, che buio qui. Ah, non c'è proprio niente di cui aver paura. Qui dentro siamo al sicuro, almeno lo spero. Ecco la palla. Guardate, sembra di essere in una stanza. Sapevo che il mio senso d'orientamento ci avrebbe puffati dove era la palla. Puffi, guardate, che cosa sarà? Beh, per saperlo andiamo a vedere. Ehi, aspettatemi. Che luogo strano. Sembra che in questo posto non abbia vissuto nessuno per almeno un centinaio d'anni. Beh, pare che questo posto abbia bisogno di una bella pulita. Io non ho mai visto così tanta polvere. E un puffo delicato come me non deve mai stare a contatto con la polvere. Ehi, guardate qui! È peggio! Non credo agli occhi. Ma che cos'è? Questa è una clessidra, Tontolone. E a che cosa serve? Per misurare il tempo. Ma guarda quante se ne inventano! Chissà se riuscirò a farla funzionare. Ma adesso che cosa ci facciamo? È evidente che ci deve essere una spiegazione molto semplice per un fenomeno come questo. Vedete, i pigmenti che fanno... Cosa c'è scritto? Forse ci aiuterà a capire. Sì, certo, era proprio quello che volevo dire io. Qui c'è scritto: nessuno mai osi toccare la sabbia del tempo. E che cosa vorrà dire? Già, e cosa può significare? Sarà meglio chiederlo a Grande Puffo. Proprio quello che stavo per dire io. Coraggio, andiamo a puffarlo a Grande Puffo, Tottolone. Noi ce ne andiamo, eh? Sì, arrivo, Quattr'occhi, arrivo. Tottolone, vuoi sbrigarti, per favore? Eccomi, Quattr'occhi, eccomi, sto arrivando. Per tutti i puffi. Non avevo mai visto un uccello puffare all'indietro. Tottolone, gli uccelli non puffano all'indietro. Avanti, coraggio, non abbiamo tempo per queste sciocchezze. Dobbiamo puffare al Grande Puffo della clessidra. Sono sicuro che Grande Puffo sarà molto colpito dall'incredibile scoperta che ho appena fatto. Naturalmente, visto che sono l'assistente personale del Grande Puffo, non dovrebbe poi essere così sorpreso. Ma nonostante questo, io credo che gli farà molto piacere. Dopotutto, sapete, non succede mica tutti i giorni di trovare una clessidra. Quattr'occhi! Allora ho visto bene! Quegli animali correvano all'indietro! Ah, Tottolone, ti ho già spiegato che... No, ha ragione lui, guarda! Grande Puffo! Grande Puffo! Grande Puffo! Grande Puffo! Grande Puffo! Riposa l'inverno, l'estate arriva, puffosa cosa una davvero è! Oh no! Anche i puffi stanno andando all'indietro! Grande Puffo! Puffi, senti, Grande Puffo! E ora cosa facciamo? Qui va tutto quanto all'indietro! Forse è colpa di quella clessidra che ho girato! Sì, inventore, la sabbia del tempo! Nessuno mai osi toccare la sabbia del tempo! Perché non ci ho pensato prima? Ma certo, la sabbia del tempo! La sabbia del tempo! Certo, adesso il tempo sta puffando all'indietro! Allora dobbiamo tornare in quella grotta e girare di nuovo la clessidra! Giusto! Cosa aspettiamo allora? Su, andiamo! Ehi, un momento! Speriamo che funzioni. Oh, puffetti, in questo modo tornerà tutto normale, come prima. Già, e noi finalmente potremo continuare a giocare. Ehi, ma che cos'è quella? Ma da dove è puffata? Sembra la nostra palla.
Ascoltate, io puffo delle voci, e voi? Ah, non c'è proprio niente di cui aver paura. Qui dentro siamo al sicuro. Sembra di essere una... Sembrano le voci di Puffetta e Quattr'Occhi. Qualcuno sta imitando le nostre voci. Andiamo a puffare chi è. Sì, voglio proprio vedere chi è che ha il coraggio di parlare come noi. Aspettate che mi capiti fra le mani. Aiuto! 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 Li avete visti anche voi? Quei puffi sembravamo noi. Quei puffi eravamo noi. Ma come facevamo ad essere noi se noi siamo qui? Forse siamo stati vittime di un'allucinazione collettiva. Puffi, forse noi non siamo più noi. Un momento, credo di aver puffato tutto. Il tempo ha cominciato ad andare all'indietro quando noi abbiamo girato la clessidra, giusto? Giusto! Poi, quando l'abbiamo rimessa a posto, il tempo ha ricominciato ad andare in avanti. Questo vuol dire che le cose che hanno già puffato una volta devono puffare di nuovo. E quei puffi stavano venendo a cercare la loro palla, come avevamo fatto noi prima di trovare la clessidra. Però la palla non l'hanno potuta prendere perché ce l'ho proprio qui. Ma ci puffa, mi sento tutta confusa. Io non capisco più niente. Dove pensate siano puffati i nostri sosia? Grande puffo! Un'altra goccia e sarà perfetta. Grande puffo! Grande puffo! Ma che c'è? Noi stavamo giocando a palla vicino a Canio Puffo. E abbiamo trovato una grande caverna. E dentro c'erano dei puffi che erano identici a noi. Puffi identici a voi? Ma che state dicendo? È la verità, grande puffo. È strano. Comunque è meglio che vada a dare un'occhiata. Su, mostratemi dov'è questa caverna. Oh, io sono così confusa. Cosa possiamo puffare? Vediamo cosa succede se la scuotiamo con forza. Sì, vediamo che succede. Ascoltatemi bene, puffi, che è meglio. Io ho un piano che dovrà funzionare per forza. Ma no, non così, attenzione! Oh no! Guardate cosa abbiamo combinato. Sarà meglio andare a puffare un'occhiata di fuori. Era quello che volevo dire io. Ash, per tutti gli Yup, non mi piace questo silenzio, ecco. Sì, è vero, c'è troppo silenzio. Io ho un bruttissimo presentimento che è peggio. Ehi, Quattr'Occhi, guarda lì. E laggiù. E là. Oh, se soltanto potesse essere con noi il grande Puff. Eccolo, Puffetta. Oh. Ho paura che non ci potrà essere di molto aiuto. Oh no, povero grande Puff. E poveri noi. Torniamo subito al villaggio, andiamo a vedere cos'è successo. Oh, no! Guardate! Puffo forzuto! Goso non potrà più mangiare quel panino! Non riesco a crederci! E noi non possiamo fare niente! E non c'è più nessuno che possa aiutarci! Più nessuno! Puffiamo una soluzione! Non possiamo puffare proprio niente, visto che la clessidra si è rotta! Ehi! Sentite, Puffi! Proviamo a puffare una nuova clessidra! Proprio quello che stavo per dire io! Ci vuole una scopa, una grossa pentola, dei pezzi di vetro e tutta la sabbia che riuscite a trovare! Ci pensiamo noi, inventore! Bene, la clessidra è pronta! Che meraviglia! Guardate! Oh, inventore, sapevamo che ce l'avresti puffata! Naturalmente, senza i miei saggi consigli sarebbe stato tutto più difficile. Ecco la sabbia, inventore, è tutta quella che ho trovato! Io spero soltanto che funzioni! Deve funzionare, altrimenti siamo nei guai, che è peggio! Coraggio, proviamoci! Beh, sembra che funzioni! Andiamo subito a vedere! Oh, sabbia del tempo! Nemmeno i puffi potranno cambiare il tempo, sapete? Ehi, un momento, aspettatemi, che è meglio! Oh, no! Che cosa abbiamo puffato? Andiamo via da qui, che è meglio! Cosa pufferemo adesso? Che cosa ci fate voi qui? Ecco, noi stavamo solamente... Ma vi rendete conto di quello che avete combinato? Vi siete messi a giocare con la sabbia del tempo? Ma che cosa sta succedendo, padre tempo? Sembra proprio che di fuori stiano impazzendo tutti quanti. È colpa di questi piccoli vandali blu. Li ho scoperti mentre trafficavano con la mia clessidra. Mi hanno messo in disordine tutta la sabbia del tempo. Bene, allora immagino spetti a noi rimetterla a posto. Avanti, sii gentile, dammi la tua mano. Oh, d'accordo, farò come dici. Secondi, minuti, ore, giorni. Voglio che tutto in ordine ritorni. Granelli di sabbia, cadete lenti, risorga il sole, si spengano i venti. E come nei giorni passati e lontani, che tutte le stelle rispondano.
vengano domani. La pioggia non bagni la terra mai più. Il sole riscaldi noi tutti qua giù. E che tutto possa ritornare come per una volta. Per tutti i puffi, qui c'è veramente qualcosa che non va. Dobbiamo trovare subito Madre Natura. Quattr'occhi, Tontolone, Inventore, Puffetta, ma dove siete andati? Siamo tutti qui, grande puffo. Oh, Madre Natura, ma che questi cosa... Questi puffetti hanno manomesso la clessidra di Padre Tempo. Capisco, e mi dispiace molto per quello che è successo. Dovrei trasformarli tutti quanti in neonati, gli servirebbe di lezione. Non dovete badare a lui, è sempre di cattivo umore quando gli mischiano le stagioni. Sì, è molto comprensibile. Venite, piccoli puffi, è il momento di tornare a casa. Oh, sono così felice che sia tornato tutto normale. Io odio la normalità. Sì, cari puffi, avete proprio passato un brutto quarto d'ora. Perdonatemi lo scherzo. Puffi, ho finito l'ode all'estate. Davvero una cosa puffosa. Arriva l'estate. Non capisco perché i puffi non capiscono mai le mie odi.